Come mai Anna e Mia non stanno sedute vicine? No, perché hanno litigato. No. Ma perché? Le solite cose loro, sai come sono fatte. Non è che perché Mia sta sempre con quello. No, no. Abitava praticamente a casa nostra, no? Non la vedo più. Fatalità. Amore, stasera no, te prego, dai. Poi io ci ripenso come io torno via. Ci ha messo un croce per quel vestitino, ci ha fatto una capoccia così, bum 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 bum. Sei mai messo? Tu gli hai mai visto? Sì, quando non me lo ricordo. Ah. Però se l'ho messo. Che si è messo? Si è messo, dai. Come stai a dire, vale? Tanto sembra normale che mo questo deve decidere pure come si veste. Ma non decide come si veste, dai, mi fa esagerato. Ti chiamo e tu fai no, sto a palla, però io... No, in realtà... Ciao. Ti ha fatto la guardia del corpo. E non litiga, no? Dai, stasera ci parlo io. Bene. È passato per caso, è passato, eh. Eccola la protagonista di Mia, Milena Mancini. Grazie davvero questa notte di essere venuta a trovarci. Grazie a te, e Monica. Eccolo, benvenuto Marco Scorza, il nostro stylist ed è l'uomo del web. Quindi a tutti i numeri e tutti i commenti anche che arrivano spesso in diretta su questa trasmissione. Allora, Milena, è un film, ho detto, è un pugno allo stomaco. Lo dico da giornalista, da conduttrice e anche da mamma. L'ho visto due volte. Da mamma. Due volte. E quello che ti chiedo, com'è stato interpretare la mamma di un adolescente che poi finisce, ve l'ho detto, in questa trappola del revenge porn, tu che sei mamma di due diciamo figli che sono un pochino più piccoli perché sì. I tuoi sono nella preadolescenza, eh? È stato molto faticoso, molto perché? Faticoso perché già essere mamma di figli maschi secondo me è diverso dall'essere mamma di una figlia femmina, sì. Cioè il tipo di relazione che si crea con una femmina è diverso rispetto a quello che si crea con un figlio maschio. E poi di quell'età, quindi come hai detto tu, più grandi rispetto ai miei, perché i miei figli hanno 11-12 anni. Sì. Però con Ivano De Matteo, un regista, abbiamo fatto delle prove prima di andare sul set. Greta è una ragazza che Greta Gasparro è una ragazza di un grandissimo sì. spessore, seppur così giovane. E Riccardo Mandolini, ricordiamo. Esatto, Riccardo, che è completamente diverso rispetto al ruolo che interpreta sì. nel film. Con Greta abbiamo fatto delle prove, ma ci siamo anche trovate molto subito. A livello anche fisico, perché sai, lavorare all'interno di una casa come certo. era quella lì, anche piccolina, no? Con la troupe che occupa tre quarti dello spazio, non è sempre semplice. Bisogna ricavarsi uno spazio interiore all'interno del quale tu sei completamente disponibile rispetto al regista e alla macchina da presa, però anche, come dire, un po' in protezione, perché questo tipo di film è un tipo di film all'interno del quale il mio personaggio, come hai detto tu, ha ricevuto più e più pugni allo stomaco. Certo. E quindi ma è difficile dovevo proteggermi. Il mestiere dei genitori, perché io sto approfondendo una tematica per un libro che, mio che uscirà poi dopo l'estate sul figlio sbagliato, cioè noi non la facciamo mai giusta, noi genitori, e spesso il figlio non rappresenta, ma quasi mai, no, quello che noi vorremmo fosse, ed è anche giusto che segua le sue inclinazioni, però delle volte ci sono dei figli in famiglie apparentemente unite, quindi senza particolari fragilità o criticità, che poi alla fine invece come dire, hanno una deriva completamente, completamente differente. Ma perché io sono dell'idea che... Cioè una mamma, no? Come sei stata tu sul set di fronte a un adolescente che si innamora e alla fine diciamo finisce in una trappola, dicevamo, di dipendenza, no? Viene usata, manipolata dal ragazzo. Sì, assolutamente sì. Ecco, lo subisce Mia, lo subisce la madre. Cosa può fare? Allora io ritengo che... Allora, innanzitutto te ne accorgi o non te ne accorgi? Ci sono la difficoltà è accorgersene.
perché i figli in questo momento storico soprattutto credo che dopo il Covid stiano pagando molto di più di quanto noi crediamo. Dici una come cosa genitori importantissima, dopo il Covid. Come genitori, sì, come insegnanti spesso non siamo consapevoli, sì, di quello che è stato per loro essere chiusi in casa, non fare la maturità in classe, non avere rapporti con i loro coetanei, quindi spostare tutto quello che è fisico su qualcosa web, che è completamente lì, nel cloud, certo, nei social, e quindi anche loro, io spesso mi ritrovo, spesso, a volte scelgo di fare delle docenze con i ragazzi sul lavoro fisico e farli interagire fisicamente è molto, molto, molto difficile, perché sono veramente distanti l'uno rispetto all'altro, è come se avessero uno schermo, capito? Questo quindi è molto interessante. Marco, tu sei d'accordo? Io sì, abbastanza. Cioè tu pensi che la generazione, noi la chiamiamo generazione tsunami, io ho una rubrica su questa, Uno mattino in famiglia, l'altro mio programma, e approfondisco tutti i sabati proprio la generazione dei tuoi figli, no? Che ha pagato il prezzo del Covid, forte. Loro sono quelli più influenzabili, in qualche modo quelli che si riesce più a indirizzare e a comandare, quindi magari il Covid è potuto servire un po' anche non a quello. Noi siamo già cresciuti, esatto, come dire. Ma noi eravamo, non dico più maturi, certo, però più grandi, abbiamo già un carattere formato, che è difficile, esatto, magari. Esatto. Quella avevamo più mezzi focale per comprendere. Quella fascia anagrafica, che tra l'altro è la fascia della protagonista del film, tra i tuoi figli, no? Tra gli 11 e i 15-16 anni, ecco il messaggio ai genitori: grande attenzione, dialogo, sì, non soffocarli, però essere sempre presenti. Guardiamo un'altra clip del film, bellissimo, Mia. Ma proprio la baciava, se la toccava tutta. Lo sono ritrovato davanti, mi ha preso un colpo, a momenti faccio un frontale con uno. Esagerato. Ma che ti ridi? Ma cosa ridi? Ma a te ti sembra normale? È stato qua sotto l'altra sera 2 ore, guarda che l'ho visto dalla finestra. Ha scritta sul marciapiede e gli telefona 50 volte al giorno. Secondo te è normale? Ma che io ti chiamavo 50 volte al giorno a te? No. Però manco ci stavano i cellulari. Ma che vuol dire? Sergio, sei innamorata, è normale. Innamorata? Ma cosa è innamorata? È una bambina. Ma innamorata di chi? Sì, una bambina. Guarda che mia c'ha 15 anni, eh. Appunto, e lui 20. Beh, meglio che non penso a quello che mi veniva in mente a me a 20 anni quando stavo con una. A parte che stavi con me, e poi dimmi un po' che ti veniva a mente. Tu lo dovresti ricordare, ricordatelo. Io ci sto male comunque, cioè tu fa quello che ti pare, ma a me mi è venuto un groppo proprio, cioè mi viene da piangere, mi viene. Ma per davvero, non per finta. Madonna Sergio, quanto sei tragico, guarda che Marco è un ragazzo bravo. Pure. Aiuta pure il padre sul lavoro. Ah, meno male. Poi non ho capito una cosa, ma perché tu sai tutte queste cose, io non so mai niente? Perché tu ne vuoi sapere? Il padre c'è una concessionaria, la stessa dove ci abbiamo comprato la macchina. Ah, io gli ho dato pure i soldi a questo. Andiamo bene. Ma senti, poi quando stavi con quella, no? C'hai 20 anni. Ma che facevi? Che dico? Ah, vale, no, dai, che entra, ci manca solo questa. Non mi vado a scherzare su sta cosa. Dai, in 20 anni, fammi sentire. Ah, vai, finisci, per cortesia. Ma che cosa ridi? Ecco, molto bello, è un film da vedere, ragazzi lo sanno, moltissimi l'hanno già visto. Però io voglio raccontare questa notte la storia di Milena Mancini, un momento d'oro, perché oltre Mia sul grande schermo, poi c'è A casa tutti bene, la serie su Sky, diciamolo, non possiamo fare pubblicità, ma insomma è un dato di cronaca, che torna, e tu sei un personaggio molto interessante anche in quella serie. Allora, questo è un momento magico, direi, no, per la carriera, ma come è cominciata? È cominciata tanto, tanto tempo fa. Io ho iniziato a studiare danza a 12 anni, poi, perché la mia carriera inizia come ballerina. Ho fatto parte di una compagnia di danza classica del Balletto di Roma, dove mi sono diplomata, e poi ho iniziato a far parte dei corpi di ballo che allora c'erano nelle varie trasmissioni, tra cui Viva l'Italia piuttosto che Buona Domenica, Tira e Molla. Poi in realtà ad un certo punto ho avuto la fortuna di incontrare Luca Tommasini, che mi ha dato la possibilità di iniziare a lavorare all'estero, sì, dove ho scelto di rimanere, e è stata una scelta molto faticosa, perché in realtà loro mi consideravano una ballerina londinese, quindi come tale mi davano un tipo di salario che davano anche alle altre ballerine. Io però con quei soldi dovevo pagarmi il volo aereo, l'albergo, e dovevo mangiarci, certo. Sai quanta pizza, certo, ho mangiato, pizza, bellissima.
che bello! E non si direbbe, perché è bellissima, è perfetta, vero Marco Scorza? La stavi guardando, guarda che look meraviglioso. È molto elegante. Che voto diamo a questo look? 8. 8, bello. 8. Lui è molto stretto nelle sì. pagelle dei voti, veramente. Yeah. Arrivo a 6,5 di solito. Cosa ti piace? Ah, sì? Cosa ti piace soprattutto questo abbinamento optical? No, è molto rigorosa, poi il tailleur, giacca e pantalone, come dire, molto attuale. Sì, sì, mi piace molto perché è elegante, ha classe, la vedevo anche dietro ed era una ballerina. Una ballerina. Dritta. Rimane per sempre. Allora, a un certo punto, quindi, la ballerina lascia il posto all'attrice. Assolutamente sì, perché... Quanti anni avevi? Avevo, allora, 22. Sono ritornata in Italia, però allora non c'erano per, diciamo, una scelta personale di famiglia. Ma in quel periodo non c'erano più i corpi di ballo ai quali ero abituata io. Poi sai, comunque ho girato il mondo, l'Australia con Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, quindi ritornare in uno studio era a livello di anima costrittivo. E volevo dare una voce a questo corpo, perché ormai lo conosciamo veramente nelle sue singole parti, ancora oggi, no? Lo posso sezionare, lo posso usare più o meno come voglio. E quindi ho iniziato a studiare la voce, la recitazione, però incontrare dei maestri quando hai già 22 anni e una, come dire, una carriera da ballerina in Italia è stato molto faticoso. Molto faticoso. Quindi ho incontrato un coach americano al quale mi piaceva il suo metodo, gli ho chiesto quanto costi. Quanto costi? Dove sei? Dove insegni? E lui che ha detto? E lui mi ha detto, I'm in Los Angeles, if you like to enjoy me, I can teach you to act. E così me ne sono andata a Los Angeles. Sei andata a Los Angeles. Poi sono ritornata di nuovo in Adesso Italia. Adesso non vai più da nessuna parte, non lo dico per Vinicio Macchioni che sono io. No. Speriamo di partire insieme. No. Non vai da nessuna parte, nel senso veramente... sono tornata, ma io amo l'Italia. Donna che è una donna che studia, una donna che si impegna. Avete sentito la storia, per questo è una storia istruttiva per voi, no? Che dice il mio corpo lo domino, riesco a farne quello che voglio, no? È secondo me anche un po' l'emblema della contemporaneità, cioè se io dovessi dire perché ha successo Milena Mancini, secondo me perché incarna esattamente quello che è il nostro tempo, no? Ignazio Silone diceva questo, vivere il nostro presente, cioè la testimone del nostro tempo, e tu secondo me sei questo. Grazie. Quali sono gli altri traguardi, diciamo, gli altri progetti che possiamo anticipare? Sto partendo per il set di Virzì, dove però c'è anche Vinicio, bellissimo, non posso dire di più, ma sono stata felicissima di accogliere la richiesta di Paolo per interpretare un ruolo che, indipendentemente dalla quantità di presenza all'interno di un film, io credo che possa essere un'esperienza, perché importante. La cosa importante non è la quantità di presenza di un personaggio all'interno di una storia, ma la qualità. Assolutamente. E soprattutto incontrare un regista con il quale io posso fare un'esperienza, perché è questo che mi interessa questo del mio lavoro. Interessa. Io voglio crescere e c'è una situazione comoda nella quale io so esattamente cosa fare e dove andare. Un po' mi tu rifugi dalla comfort zone, questo Marco, molto interessante. Sì, cioè lei si mette sempre continuamente, ragazzi, alla prova, cioè si sfida. Cerco nuovi registi, nuovi incontri, nuove esperienze. Bellissimo questo. Dove questa sono comoda, veramente, non sto bene. Veramente una cosa molto bella. E allora, Ilaria, domande. Buonasera. Buonasera Ilaria. Visto che sono un'attrice anche io al Teatro Sistina, ti volevo chiedere, quando ti hanno presentato il copione di Mia, cosa hai pensato? Hai avuto dubbi? Ah, allora, bella, hai avuto dubbi, brava. Ti dirò la verità. Io nel percorso di un'attrice, come saprai benissimo, si fanno dei provini prima di avere la possibilità che un regista ti mandi una sceneggiatura. E io ho fatto 2-3 provini per diventare Valeria. E tra il penultimo e l'ultimo mi hanno mandato la sceneggiatura, ma io non l'ho voluta leggere. Benissimo. Sono andata da Ivano De Matteo, gli ho detto, Ivano, io leggerò questa sceneggiatura nel momento in cui io saprò di essere Valeria, perché non mi interessa quanto c'è o non c'è. Mi piace lavorare con te, ma io leggerò solo ed esclusivamente quando avrò un contratto. Bellissimo, veramente, veramente bello. Allora, abbiamo un'altra domanda. Martina. Come è stato il tuo rapporto lavorando con i ragazzi sul set? Cioè, ti sei sentita un po' mamma oppure sei riuscita a mantenere quella giusta distanza che deve mantenere la protagonista di un film forte come questo?
C'è stato un momento in cui dai, io la mamma, tendo ad essere un po' mamma sempre, è una cosa sempre. Che ce l'ho veramente da quando andavo all'asilo. Bellissimo. C'è una cosa che ho dentro e che ho ringraziando il cielo realizzato anche grazie a Vinicio, però ce l'ho sempre avuto come tipo di è proprio lei, è proprio sì, la sua sono essenza, proprio io. La sua essenza, insomma, questo maternage è importante. Allora, grazie a Milena Mancini davvero di cuore grazie di essere te, stata Monica. Con noi davvero. In bocca al lupo per il set di Paolo Virzì. Crepi o viva, come poi, si dice. Se non l'avete visto, ma l'hanno visto sicuramente tutti. È ancora in sala, mi è andata al cinema. Mia, Ivano vi aspettiamo. Con Edoardo Leo, Milena Mancini, è una storia veramente imperdibile. Grazie. Se ti